Ciao a tutti e benvenuti nel mio mondo per la rubrica delle cose belle del mese, in questo caso del mese di novembre. Oggi facciamo i biscottini con polpa di zucca e cioccolato. Allora, parto subito col mettere a lessare questo spicchio di zucca che sono 120 grammi. Questa è la zucca violina ed è una zucca che è cresciuta quest'anno nel mio orto. Io per sbollentarla la metto in questo cestino di bambù. Basta posizionare una pentola sotto con l'acqua che bolle, metto dentro la zucca e in 10 minuti dovrebbe essere ammorbidita. Io mi trovo bene perché è un po' più veloce come metodo. Nel frattempo che cuoce la zucca, io in una ciotola metto 150 g di zucchero, 300 g di farina 00 e poi metto 60 g di burro freddo tagliato a cubetti. Eccolo qua, prendo il mio bel mestolino di legno e inizio a romperlo e a mescolare in attesa che la zucca si cuocia. La ricetta prevede poi di inserire dentro l'impasto una grattugiatina di limone, di buccia di limone. Io il limone non ce l'ho, dunque vado a mettere dentro una mezza fialetta scarsa di aroma al limone, Pane Angeli. Male non fa. Eccolo qua. Ed ecco che la zucca con il cestello in bambù è già cotta, ci ha messo veramente poco. Eccola qua, è bella fumante. E dunque io la vado a mettere nell'impasto e ora con l'aiuto un po' della forchetta e del cucchiaio di legno la sminuzzo e vado a mescolare tutto. Il profumo è buono, sono un po' dubbiosa perché non c'è poco liquido. Ora vediamo se è il caso di aggiungere qualcosa. Ci va solo un uovo che adesso metteremo. Ora vediamo un po'. Comunque il profumo c'è. Vado a mettere il pizzico di sale, l'uovo delle mie gallinette. Eccolo qua. Sono dubbiosa anche perché non c'è indicazione nella ricetta che ho trovato di mettere il lievito. In genere, quando io faccio la pasta frolla, almeno un cucchiaino piccolo di lievito lo metto sempre. E qui sono un po' indecisa perché a volte le ricette che si trovano in internet, alcune sono impeccabili, altre sono un po' delle fregature. Io ho preso questa ricetta da un sito che non conosco e sinceramente ci sto pensando. Adesso mescolo tutto il grosso qui nella ciotola e poi mi metto sulla spianatoia. Cosa dite? Ce lo mettiamo un cucchiaino di lievito? Io quasi quasi lo metto. Sinceramente, adesso lo mettiamo. È poca roba, tutto al più credo che non succeda proprio niente, però io un cucchiaino ce lo metto. Tipo una roba così, proprio una puntina. Una puntina è un po', dai. Via.
Impastare si impasta. No, il profumo davvero è buono, non me l'aspettavo sinceramente, perché gli ingredienti, a parte il burro, vabbè, c'è la zucca, ma non c'è un granché. Impasto bene. Impasto bene, poi sulla ricetta c'è scritto di coprire con la pellicola e lasciare riposare in frigo mezz'ora. La luce sta calando rapidamente e dunque devo sbrigarmi, se no il video non si vede più. E allora ho foderato la placca del forno con la carta e ora, trascorsi i 30 minuti, vado a mettere un po' di farina sulla mia spianatoia e inizio a tirare la sfoglia e sfodero anche le mie formine di zucca e di fantasma. Speriamo. Vediamo che cosa viene fuori. Ne facciamo uno. Facciamo il fantasma. L'impasto è abbastanza morbido, dunque, secondo me, ci metterò una vita. Però vediamo il fantasmino un po' lavato in lavatrice viene fuori. Ok, vediamo, magari facciamo dei pezzi piccoli. Adesso facciamo la zucca. Invece di tirare tutta la sfoglia, vado avanti un pezzettino alla volta. E anche qui, più che una zucca, a me sembra una mela. E si attacca anche. No, dai. Orribile. No, questo non vi dice. No, dai, non è possibile. Diciamo che non è l'impasto adatto per utilizzare al meglio queste formelle. Allora, aspettate, ho un'idea. Almeno una, dai, aspettate. La sistemo direttamente qui. Ok, dai, già meglio. Vado avanti, vediamo che succede. Allora, è un metodo un po' lungo e troppo macchinoso, ma ormai ho l'impasto questo, io ci tengo assolutamente a provare le mie formelle di zucca e di fantasma, e
e ho trovato questa soluzione: tirare pezzettino per pezzettino di sfoglia su un pezzettino di carta da forno e poi vado a, come fosse un trasferello, a trasferire la formina ritagliata sulla placca da forno. Vado a togliere tutto l'eccesso, eccolo qui, così viene perfetta e dopo la riporto qui. Un vero e proprio trasferello. Vado avanti, adesso faccio tutto e poi cuociamo. Sto tirando la sfoglia a lume di candela. Ok, vediamo cosa succede. Dai, anche questo metodo direi che funziona e qualcosa viene fuori. Devo dire che è più facile con la creta, eh? Altri 6 biscottini sono venuti fuori. Ora aspetto che escano i primi che ho fatto e metto dentro questi per poi glassarli con il cioccolato fondente. Finché i biscotti stanno cuocendo in forno, sto facendo sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente e poi andrò a decorare, vediamo come, i miei biscottini. Qui invece nel forno si vede poco, ma stanno cuocendo. Tra un po' sono pronti. Questo canale si chiama Eva Tabù Ceramica e Scarabocchi e in realtà vi mostro anche ricette, vi racconto delle storielle, vi faccio vedere la mia casa, come è decorata, i miei gatti, i miei animali, e questo perché io credo che dietro a ogni disegno c'è un racconto, c'è una storia, ci si mette, io almeno insomma ci metto il cuore e non riuscirei a disegnare e a far venire fuori niente di buono se effettivamente non vi raccontassi quello che succede qui a casa mia. Magari lo so, sarebbe più indicato fare tutorial di disegno, spiegazioni di materiali, però sinceramente il mio mondo è fatto di queste cose e vi faccio conoscere come nascono i miei disegni, ma non dal lato tecnico, vi faccio vedere la mia vita, quello che normalmente faccio e dove traggo spunto per fare questi disegni. Stanno iniziando ad uscire i biscottini e adesso andiamo a decorarli un po' col cioccolato fondente. Anche qui in casa non avevo tantissimo cioccolato, ma se l'impasto è buono, come mi sembra di aver sentito, con la zucca, il limone e il burro dovrebbe comunque essere sufficiente. Allora, intanto direi che facciamo due occhietti. No, dovete sapere che i biscotti sono una delle mie passioni. E facciamo una bocca un po' mostruosa. No, sono contentissima. Non sono niente di che, ma sono veramente simpatici. Adesso vediamo la zucca. Thank you.
più che zucche sembrano mele, ma va bene, non importa, usiamo la fantasia. È un nuovo giorno e io questa mattina faccio colazione con i biscottini che ho preparato. Guardate come sono venuti buffi ma molto carini. Ne ho assaggiato un pezzettino ieri appena sfornati e il sapore è molto buono. E l'unica cosa è che vi consiglio di metterlo, il famoso cucchiaino di lievito, e anche forse abbondare con qualcosina in più, perché effettivamente sono abbastanza secchi. Fuori si prepara a scendere la nebbia, anche se sono le 7:30 del mattino, e si prepara appunto una bella giornata di novembre. Con i biscottini paurosi, come li ho ribattezzati, io vi saluto e vi auguro una magnifica giornata. Grazie per essere arrivati fin qui, ci vediamo al prossimo video e come sempre, se vi va, iscrivetevi al canale, che mi fa molto piacere. Ciao!